Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di noi che usiamo Lightburn. In questo video, che sarà veramente molto breve, vado a cercare di spiegare come risolvere una situazione che ogni tanto si manifesta. E spesso vedo sui gruppi Facebook qualcuno che chiede aiuto proprio per questa cosa. Di cosa voglio parlare? Di una cosa molto semplice. Il tempo approssimativo / stimato di lavoro di Lightburn che non coincide poi con la realtà. Andiamo a vedere perché succede. E come fare a risolverlo, se si può risolvere, perché a volte c'è qualche piccola difficoltà, cioè esce anche a volte spontaneamente, però vi faccio vedere cosa dovete controllare per cercare di risolverlo e alla fine come si risolve. Ecco, adesso andrò a tracciare sul piano di lavoro un piccolo cerchio che andrò a fare riempito, quindi vado con il key sulla sezione dei cerchi e vedete lo faccio proprio piccolo. Dopo vado a vedere con l'anteprima quanto sarà il tempo di lavorazione, 1 minuto e 23, che è dato da una somma di fattori. Il primo è la distanza di taglio, cioè quanta è la distanza che impiegherai, ci impiegherà circa 1 minuto e 16 per coprire tutta la distanza. Gli spostamenti rapidi, quindi 0,6 secondi, veramente poco perché è un riempimento, quindi non ci sono dei buchi vuoti, eccetera, eccetera, quindi il tempo stimato è di 1 e 23. Quando diamo l'avvio al lavoro, e adesso ve lo faccio vedere, come sappiamo tutti, o perlomeno magari chi comincia c'è un po' meno dimestichezza, io vado ad avviare il lavoro e vedete che parte questa barra dove praticamente mi fa vedere il tempo intercorrente tra l'inizio e la fine del lavoro e come si sta muovendo. Ve lo faccio vedere così, in modo che l'ho fatto piccolissimo, in modo che in 1 minuto e mezzo, tanto che vi trattengo con due parole, vediamo cosa succede. Come dicevo, nella maggior parte dei casi, se abbiamo lavorato bene, il tempo è molto molto vicino a quello indicativo che abbiamo visto con l'anteprima. A volte invece è molto più grande. Questo perché? Aspettiamo che finiamo, vediamo questo come funziona, se è tutto corretto, quindi ci sono ancora circa 45 secondi e vedete che la barra si sta avvicinando piano piano al 100%. Nel mio caso dovrebbe essere giusto perché l'impostazione del mio laser sono praticamente quelle giuste. Aspettiamo ancora 30 secondi, quindi come vedete il tempo scorre e vabbè, ve lo voglio far vedere perché vi faccio vedere appunto quando funzionano bene le cose. Cosa succede? Succede che il timer si azzera, praticamente il laser si spegne all'arrivo del 100%, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ha finito. Vedete? Se invece ci fosse stato un extra time, ovvero sia che ci impiegava di più, ci sarebbe stato non 0, ma avrebbe continuato a lavorare con meno 0,10 secondi, un minuto, eccetera, eccetera. Questo quando accade e perché? Adesso ve lo spiego. Allora, la cosa principale che vi voglio dire è che l'errore può derivare da come abbiamo settato il laser. Quando andiamo qui nella finestra del laser, andiamo in periferiche e andiamo ad aggiungere un nuovo laser. Vedete, io ne ho parecchi perché pare che ho un po' di laser, più c'è quella in no machine, quindi senza la macchina fantasma, come la chiamo io, e poi c'è il crea manualmente, perché a volte, diciamo, se cerco il mio laser che è collegato con trova il mio laser, a volte lo trova, a volte no. Questo da cosa dipende? Dipende dalle impostazioni che ha dato il costruttore del laser per fare sì che effettivamente poi Lightburn lo trovasse. Io vado qua, trova il mio laser, faccio avanti, vedete, lo cerca e me lo sta, vedete, scansione in corso perché ha trovato le periferiche. La periferica in questo caso non era, cioè era già praticamente installata, per cui non me la sta a rimettere. Quindi se non vi trova il laser e che voi andate con crea manualmente, quindi andando a inserire il tipo della macchina, GRBL, dimensione e così via, vuol dire che la macchina non ha letto tutti i dati dal controller, ok? Quindi può darsi che i dati che legge o che imposta di default con il trova manualmente non siano proprio quelli giusti per la vostra macchina. Allora, come bisogna procedere?
Semplicissimo, chiudiamo questa finestra e adesso la andiamo a vedere. Allora, come andare a sistemare questa incresciosa mancanza di light, perché poi forse è più mancanza nostra che di Lightburn. Allora, andiamo in modifica dal menu di Lightburn, quindi modifica impostazione periferica, oppure più semplicemente da questa icona con la chiave inglese che si raggiunge la stessa finestra. Vedete, ci sono tre tab, quindi impostazioni di base, G-code e altre impostazioni. Noi andiamo a settare altre impostazioni. Vedi, ci sono dei dati. I dati sono espressi in millimetri secondo, e questo anche se noi abbiamo impostato millimetri minuto nella, diciamo, nella scheda principale, quando siamo andati a mettere le impostazioni nella prima scheda di modifica. Vedi, ci sono dei dati, quindi quando sballa il tempo previsto di lavorazione rispetto alla lavorazione effettiva, molto probabilmente ci sono dei dati che non sono corretti. E quindi cosa bisogna fare? Bisogna andare a cliccare qui, leggi dal controller. Perché se io ho impostato male la macchina, quindi se la macchina non ha letto bene i valori perché l'ho appena installato, oppure se prima avevo un altro laser collegato, poi cambio macchina e non gli do questa cosa, Lightburn ha ancora in macchina le vecchie impostazioni del laser precedente, oppure quelle impostazioni che ha trovato così, non si sa bene come, da un'installazione errata della macchina. Vi faccio vedere in questo caso, avete visto che il mio timer era perfetto, perché questi sono i miei dati precisi. Io qui posso andarli a cambiare, però li cambio in maniera fittizia, perché io posso andare anche a mettere degli altri valori. Vedete, io vado giù, vado fino a 86, mi cambieranno i valori della mia lavorazione, però non mi vanno a cambiare quelli del controller, quindi non mi succede niente. Se io ho un dato sballato qua, vi ricordate prima quant'era, lo rimettiamo come era prima, vi faccio leggere il controller, me lo mette, vi faccio vedere che io vado a mettere un dato sballato perché magari me lo legge in quel modo, memorizzato in quel modo, poi vi faccio vedere quant'era l'anteprima, adesso lo andiamo a vedere l'anteprima, era 1 minuto e 26, quindi lo chiudo, vado, come vi dicevo prima, a cambiare questa impostazione e mettiamo che io la metto più bassa. Quindi la metto a 66, faccio ok, poi rivado a rifare l'anteprima, mi rimane da 1,26 a 1,27 perché è talmente piccola la cosa che non vuol dire, ma se vado a cambiare anche qualche altra impostazione, che vado a vedere qui, la metto così, diciamo accelerazione del taglio la abbassiamo abbastanza notevolmente, tanto non è un problema, velocità rapida, anche questa la abbassiamo abbastanza. Diamo ok, vado a vedere, ho sbagliato il tasto, vado a vedere e siamo a 1,31. Vedete come cambia la velocità, e ti dico, su un lavoro di 1,31, quindi se lo fa da fare poi non me lo fa così. Ritorno a sistemare tutto e gli dico leggimi dal controller, vedrete che ora cambiano questi valori che io ho modificato, quindi leggi dal controllo, mi ritornano quelli giusti, faccio ok e ritornerò a vedere la velocità di 1,26 come prima. Quindi questo è quello che dovete fare per sistemare quando c'è discrepanza. Ora, questo è un lavoro piccolo, si possono variare di pochi secondi, ma su un lavoro di una incisione di un bella tosta si può sbagliare anche di qualche minuto, quindi e succede. Andate a fare questo e siamo a posto. Io mi auguro che il video vi sia piaciuto, sono stato sincero, ho detto video breve è stato, e un bel like se vi è piaciuto come ho detto, iscrivetevi al canale perché avrò delle sorprese e qualcune riserverò solamente a persone che sono o iscritte o abbonate al canale, perché ho anche gli abbonamenti e non ho mai pubblicizzato troppo, però ci sarà anche qualcosa riservato agli abbonati da qui a breve. Ciao a tutti e vi saluto e alla prossima volta.